Questo studio nasce nel 94. Siamo sempre rimasti qui nell'area centrale milanese, in Corso Vittorio Emanuele, credo ormai da più di 20 anni. Oggi lo studio conta circa 25 componenti e abbiamo diverse expertise che ci consentono di operare, diciamo, in tutte quelle aree legali correlate al diritto d'impresa. Oggi a tutti i giovani collaboratori che vengono in questo studio dico che dobbiamo essere capaci di cambiare abito quotidianamente, cosa che facciamo, no? Fisicamente, però in realtà dovremmo idealmente essere pronti alle mutazioni quotidiane. Beh, in questa mutazione del mercato, che poi è stata anche un po' la trasformazione del nostro studio, abbiamo dato importanza alla scelta dei professionisti, abbiamo dato importanza alla formazione, alla loro crescita e soprattutto allo sviluppo dei talenti. Abbiamo anche creato dei team molto dedicati per dare un'offerta di un servizio legale molto ampio, affinché i nostri clienti trovino una soddisfazione, diciamo, in ogni settore nel quale operano. Ecco, in questo profondo e costante mutamento, un modo decisivo è stato quello ricoperto, come dicevo prima, dalla digitalizzazione. Quando ci siamo avvicinati a questo programma, che è EasyLex, abbiamo cominciato a fare dei corsi di formazione sistematica e costante. Ma questo perché? Perché secondo noi oggi l'impiego di una piattaforma digitale è una necessità imprescindibile. Anni fa compravamo con largo anticipo l'agenda cartacea, per tradizione qui in studio ce l'abbiamo ancora, ma naturalmente non serve più. Questo strumento che noi utilizziamo in studio è veramente uno strumento completo e consente un risparmio di energie e di costi non indifferente. Il processo di digitalizzato assume un'importanza straordinaria all'interno dei processi di studio, perché consentono di caricare, come nel nostro caso, delle procedure standard, consentono l'impiego di format precompilati, inserendo i dati me li ritrovo già inseriti premendo un click. C'è uno strumento all'interno del programma che è quello della biblioteca. Spesso in uno studio di 25 persone capita che uno faccia una ricerca e 6 mesi dopo un altro faccia la medesima ricerca. Ora, una volta c'era l'archivio cartaceo, oggi si fa la consultazione, tutto quello che si è consultato lo si carica in forma elettronica, si danno 2 o 3 parole chiave e chi farà la medesima ricerca 6 mesi dopo non farà altro che partire da quella precedente. Il tempo è prezioso e quindi avere un sistema informatico che ti aiuta anche a risparmiare tempo è un quid che può essere offerto al cliente. Il software ci ha consentito di introdurre nuovi accorgimenti, ci ha consentito di aumentare l'efficienza dei nostri processi e di pianificare anche i progetti, fare i conti, e questo il software ce lo permette, perché ci permette di monitorare la redditività, di individuare il settore di attività dei nostri clienti, quello merceologico o anche quello geografico, più o meno performante. Possiamo monitorare i budget, i clienti ci chiedono naturalmente di budgetizzare i costi e chiaramente con un sistema informatico evoluto lo possiamo fare costantemente, quindi ogni mese, ogni trimestre, se il cliente ci chiede quanto è costata oggi questa pratica o il numero di pratiche che avete in gestione, noi siamo in grado di farlo costantemente. Quindi diciamo che alla fine quello in cui crediamo molto è la digitalizzazione. Questo ci ha permesso di essere al passo coi tempi, anzi in alcuni casi anche di anticiparli.